signore e signori, siete molto numerosi, siete venuti per la festa della mamma, vero? Certo. Bene. A quella creatura celeste, puro spirito perfetto, di grande bellezza e straordinaria bontà. Col vostro permesso vorrei leggervi una poesia dedicata alla mamma da Silvia. E quando ti penso, ti vedo riflessa in questo specchio, col sorriso che non giudica, con lo sguardo che perdona, con un cuore grande ricolmo d'amore, spalle forti per sorreggere pesi difficili, immagini di gioia sul tuo viso da incorniciare. Tutto questo sei tu, infinitamente mamma. Poi volevo dedicare alle mamme una bellissima, un'altra poesia che è di Tagore, che è molto bella. Chissà donde sbocciò tanta freschezza che splende sulla guancia di un bambino. Io lo so, da quando ero giovinetta lo portava la mamma dentro il cuore, tacito dono della sua purezza nel mistero delicato del suo amore. Ed ora presentiamo la commedia dialettale in due atti dal titolo La pazienza del Schulkurat. Si tratta di una storiella su di un parroco di paese appena fuori Milano, tipo Sedriano. Dunque, al nostro parroco serve un nome. Mi date una mano a trovarne uno? Dai, ditemi qualche nome. Don Luigi lo abbiamo già. No. Un altro? Qualche altro nome? Don Stefano. Don Camillo è famosissimo. No. Allora ci vuole un nome importante come il patrono di Milano. Ambrogio. Don Ambrogio, vamle bene. Intorno al nostro sacerdote si muove la caricatura di personaggi che si possono trovare in ogni parrocchia. I loro difetti e i loro tratti vengono esagerati per renderli quasi maschere che ruotano intorno al parroco. Con tutto questo via vai, con tutta questa gente che entra e che esce dal suo studio, ma come può un povero parroco a non perdere la testa? E non solo quella. Mi sembra di sentire, eccolo Don Ambrogio, è nel suo studio. Vi lasciamo ora godervi questo splendido spettacolo, certi che troverete gusto e soddisfazione. Ah, naturalmente, ogni riferimento a persone o a cose è puramente casuale. Buon divertimento e viva le mamme! Dovrebbe andare proprio bene. Dunque, e quella donna che per tutta una dracma chiude le porte e spazza la casa. E trovatola, chiama le amiche e fa festa. E poi viene in chiesa e la dà in offerta. E se sulle monete non c'è la faccia di Cesare, non datele al Cesare, ma usatele per le opere di bene. Pensate alla comunità. Anzi, alla sala della comunità, perché io non ho ancora finito di pagarla. E poi c'è anche l'altare della Madonnina da restaurare. E ricordate, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Se vi crescono dei soldi, dateli a me, che io vi faccio fare una cura dimagrante spirituale, che per la cruna di mago ci passate a due alla volta. E se vi tardo un po' a ridarvi in prestito, perdonate non sette volte, ma sette volte sette, che aggiunto l'otto per mille, e per me che mi faccio in quattro, se non dei numeri, e viene fuori un 48 sulla ruota di Milano.
Non smarritevi per le strade dell'ingordigia e del lusso, eh? Non perdete la bussola, ma riempite quella in fondo alla chiesa, eh? Grazie, eh? Buonasera. Orate, ma con le sogliole qualcosa risparmiate. Oh, sarà un po' forte come messaggio? Forse sì, eh. Oh, ma i tuoi parrocchiani, i gnu, al puer baldir, puaret ma gnu. Questi qui sono sempre ma gnu, o la canta ciare neta, o fanno tu vaia e fan finta da niente. Dai, Ambrose, fanno un chicche, in fun, le minga tu scosvera, eh. Però, se seguiti no piano, a catigio niente, e poi, le minga par mie, le par loro, gli sistemo la parrocchia e gli salvo l'anima. Sì, sì, vai in nasi in sci, Ambrose, che t'ave bene. Non avrei... Sì, mamma. Non avrei... Su chi, mamma? Non avrei... Adesso arrivi. No, oh, se te, insomma. Minga assurda, eh? Le minga al caso le musa. Sicura? Mai avuto dubbi? Guardessele questa chi la maniera di trattare la sua mamma. Io da fuori. Grande, grande cosa. Ma adesso, fammi un piacere. Ruina Malanò la vita che mi hai donato. Che cosa c'è? Niente. Se su lui usa per niente. Dai, mamma, parla, state fa. Stata che roba più importante di fa che spulta la tua mamma, allora per niente. Mamma, sunta Andrea per la pazienza, che cosa c'è? Niente. A quel che disi lì, è chiunta niente. Ah, va bene, mammina, scusami. Cercherò di ascoltarti in futuro, ma adesso, fammi un piacere. Dimmi quella cosa così tanto importante che dovevi dirmi! Io importante, io vorrei dite, vorrei dite, una roba importante proprio che vorrei dite, ma mi ricordi più adesso. Ma ricordi più, va bene, in bene, pazienza. Ecco se vorrei dite, se te mangi di come sti. Alfidi! Mi, un team, mangia il fidi. Al fidi? Sì. Ma vuoi tirare fuori dal frigo? E stasera? Se te mangi stasera? No, niente. Stasera digiuno. Che fa bene al corpo, all'anima e alla mia gastrite. Per forza te vengi alla gastrite. Stasera sei sempre nervoso per niente. Pesca, che roba. Mamma. Arrivo! Un momento, ho detto che arrivo! Oh, ho detto che arrivo, un momento! E se per me tu che fatti scus? Se per me, l'altro che si chiude per me! E sì che con Gemù la bella età, eh! Grazie, mammina, eh! Avevo da finire meglio la predica! A goda andare in gesa, a goda da confissare, a devi preparare la vitrina per il fiù da quinta, preparare l'articolo del bulletino, cominciamo già la preparazione dell'avvento, perché adesso è presto, ma domani c'è un po' tardi, a goda portare la macchina a fare la revisione, ma non è un problema, non c'è problema. Predasca, ma vengo un collasso, ma non è un problema, eh. Dai, Ambrogio, da cadere questa predica, va. Avanti Gianina, avanti, passa di qui. Ma no, Cesira, una riaminga disturba sciocchina. Ma proprio per no, te disturbe no, le credo ma fa la predica. Il
chi è la cagì? Sono mica fatti scosse. Mamma, perpetua, serva, sguattera, pega, alù, lumelia. E a me, fai let e umelet. Don Ambrogio, non la disturbo, vero? No, Giannina, non si preoccupi. Non mi disturba. Sa to di, Giannina, te lo di che non te fa niente. Andate la chiesina, va, che ti puoi dire che sono tre ricava con tal punto croce. Invece tira, ne fa tal punto croce, Peppe, mentre sei brava. Punto croce? Punto croce? Ma che schifo un calvario. Mamma! Mamma! Amo, sai che cos'è? Tormento. Mamma, scusa, ma da dove vai proprio? È passata chi? Uè, ta male tu manda ti! Oh, ma non adesso adesso! Ma adesso prima! Adesso prima? Uè, don Ambrose! Andaste bene? Ma volevo dire prima con la Giannina! Dovevi per forza passare di qui? Sì! Ma dovevi per forza passare per il mio studio? Non potevi passare per l'anticamera? No! E perché se non sono indiscreto? Perché se non sono... Uè, in anticamera ho dato la cera. Di là c'era la cera. E allora sul passato di chi? Che la cera non c'era. E capì? Oh, ma non potevi proprio passare di là. Ah, questa è bella. Te la frega mica ti pavimento, eh? Allora? Giobbe, Giobbe, aiutami. Allora, dove ero rimasto? Ah, sì, sì, dunque, la carità, la carità. Dunque. No, no, ti prego, un errore, un contatto sulla linea telefonica, ma non sta suonando il mio telefono. Donna, il telefono! Mamma, fammi un piacere, rispunti e dica che sul no, non ci sono per nessuno. Nessun? Nessun! E se più San Papa che per Pantescu? La sapere sa il numero che dopo domandi, non ci sono per nessuno. Pronti? Ma senti lontano! La cornetta, mamma! Pronti? Sì, adesso sei vicino. Sì. Casa parrocchiale, chi sei chi? Sì. Sì. No, no, sul no la segretaria, né? Sulla serva, sguattera, verga. E adesso che centralinista. Sì. Sì. A sciocchiurà? Aghè, aghè! Sì, e chi? No, te disturbe, no. Alle partì! Grazie, bambina! Ma te poteva no rispondere all'altro telefono? Ah, no, perché di là c'era la cera, giusto? Bravo, come c'è capire poi cosa? Bravo! Pronto? Sì, sì, buongiorno. No, non si preoccupi, non mi disturba affatto. La signora che ha risposto? Sì, la mia mamma, certo, molto spiritosa, molto. Ma sì, architetto, lo so perché mi telefona. Per i soldi del restauro, vero? Mi stavo proprio chiedendo come mai non mi avesse ancora chiamato, visto che martedì scade la cambiale. Ah, ma lei passa di qui pomeriggio? Toh, che coincidenza, sempre un di prima e mai un di dopo, eh? Come? Ah, ma lei passa verso 19.30, 19.45, sì, sì, capisco. Comunque prima delle 20 sarà qui. Non ne dubitavo, no, no. Ma certo, ci saranno anche soldi. Sì, le ho preparato un bel assegno. Come? Ma no, non mi disturba anche se ora di cena. Stasera? Stasera faccio digiuno. Oggi a mezzogiorno mi mangio il fegato, ma stasera digiuno. A presto, eh? A presto, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Uè, ci mancava solo l'architetto, eh? Meno male che stavolta i soldi li ho preparati prima.
A proposito, in dove era Luisa? Ma deve andare in banca, la si è vista più. Don Andrea, Lei invece la serve sempre, eh? Sa te fa stavolta, mamma? Niente, niente. Vorrei tu mandato una roba. È vero che te la confessa e te la Gianina? Ma leggiamo chi che la fiatura apposta stava su ringesa. Se te gusta. E chi? Ma no, Cesira. Pure la mia inca disturbanza succhiurà. E magari è inca te fa, eh? E inca mi inca te che spuntarmi. Ma no. Ma, vedi, signora Giannina, non è che non ho voglia, ma... Ecco, ecco, avevo già un appuntamento molto importante. Mi spiace, la confesso dopo, mi scusi. Arrivo! Andì, andì. Grazie, signore. Ah, Luisa, finalmente. Buongiorno, Don Ambrogio. Cos'è che aveva bisogno? Dovresti passare dalla banca? Sì. Estingui il conto che avevamo aperto per il restauro dell'altare e ritira tutti i soldi che ci sono depositati. Ti fai fare un bel assegno circolare al portatore, che così stasera lo diamo subito all'architetto. Esci, sta andata a dorma. Ah, va bene. Altro? No, no. Sei già passata in chiesa? Sì, in chiesa sì. Devo ancora passare dall'oratorio, ma ci vado uscita dalla banca. No, 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 no. Va prima all'oratorio e poi in banca. Quell'assegno lì vale un bel po' di milioni. Appena lo hai in tasca, portalo subito qui. Tieni il franco e porta il chi, che se te il perde o te il roben, sei impiantà. Oh già, ma che paure ne vengono, non si preoccupi, vado e torno. Ho mai perso niente? Mi sono mai fatta rubare qualcosa? No, no, scusa, è che oggi sono un po' nervoso, ma... Ma ti, sta attenta stessa, Va, va, bene, va. Vado, vado. Ah no, aspetta, fammi un piacere, va. Compra una lampadina del 40, attacco piccolo, o brusa quella della Bajur, e su studio andare a leggere conto al muculò per pudere cinque cose. E, Luisa, comprala prima da passare in banca. Quanta vinsa coccia la serie? Vendi di sacca, va bene? Va bene. Meno male che con la segretaria esci in gamba. Uè, almeno fin qua la trovo non posso lavorare. Va, andiamo in nasco la predica, va. Giobbe, Giobbe, aiutami. Arrivo, arrivo. Mamma, non disturbarti, mi raccomando. E vado io alla porta. Bravo, manca cinque coste uti. Signor parroco, avevo bisogno di parlare con lei. Buongiorno Romeo, buongiorno, ma è una cosa urgente? È urgentissima ciò. Ma non è possibile aspettare più tardi, sa, non è per essere scortese, è che io avrei da fare. Devo, ci ho oscurato, ma cosa vuoi da fare? L'impegnativa per poter parlare con lui. Se che dico che sei urgente, vuol dire che sei urgente. Lei è il mio pronto soccorso spirituale e ora non sai che vuoi acciappare l'appuntamento, ma voglio essere visitato e anche subito. Signor, che parrocchiani che ti ha medale. Qui ogni tanto può anche andare bene, ma chi mi pare anticipa da fuori dal massa? Mi dica, Romeo, che cosa le è successo? Ho perso la fede! Oh, mamma, mamma, mamma! Mamma, beh, da me c'è matto, sai che è successo? No, no, no! Niente, mamma, tasi, vada là! Te vede, Gianina, te vede, alma tratta sempre di sci, prima alma domanda, e dopo il medico, niente, ma sapeva, mi sulla sua mamma, ne? Le ho mandato! Romeo, vuole ripetere quello che ha detto?
Ho perso la fede. E quando se n'è accorto? Stamattina, intanto che me lavavo la faccia. Ha perso la fede lavando la faccia. Ma che sapone lei che ha trovato? Ma no, è un problema. Io non so quando che avevo perso. Mi sono accorto stamattina. Ho fatto così, mi sono lavato la faccia e non ho più la fede. Ma proviamo a capirci, eh. Se n'è accorto guardandosi le mani. E ciò, dove sei che vuoi tenere la fede? Ah beh, sì, è vero, eh. Un posto preciso non c'è, uno può tenerla dove vuole, eh. Ma come dove che vuole? La fede para che siete qua sul dito. Ma sa lei, non è? No, c'è un cocomero. No, un vero, ma lei intende dire che ha perso la fede anello, la vera? E certo ciò. Ah, meno male. Meno male? E adesso chi sei che lo dice a mia moglie? Oh, ma su, Romeo, le spiega cosa è successo, le dice che ha perso l'anello e basta. Lo so, può essere spiacevole, ma non è la fine del mondo, eh. Sua moglie capirà. E questo è il punto. Mia moglie non mi capisce, non mi capisce più. O forse non mi ha mai capito, io non capivo che lei non mi capiva. O forse mi capiva, ma capiva che io non capivo che lei non mi capiva. Adesso capisce? Lei non mi capisce, io capisco che lei non capisce quello che prima capiva o capivo capisse. Capisce? Non ho capito. Penso che mia moglie si sia stancata di me. Boh, ma no, ma dai, ma come si chiama sua moglie? Giulietta. Ecco, Romeo e Giulietta. Vede, non le sembra un segno del destino? Sì, ma mica ho perso la fede, non che sembra un segno del destino. Vabbè, dai, insomma, ci sono segni e segni, eh. Sì, mi sono dovuto pensare ai segni che me la sa. Lei, c'è sempre cose che non può più l'anello. No, ma prima non era così, prima era dolce, dolce. Ma adesso mi non so più niente, mi so più del secco e dell'umido. Non ho capito. La spazzatura. Io sono l'anticamera dell'umido. Perché tutto quello che sentivo scadere, mi tocca mangiarlo a me. E do i pacchetti di tortine e di là fa un mese senza neanche averseli. E mi... Dai, fammene mangiare una. No, a te ingrassi. Dopo, nel giro di 2D, quella si accorge che scadono, allora me ne fa mangiare 15, ma mica buttare via. Ciò, prova a te arrivare a casa, te che vuoi un piatto di pasta asciutta, un piatto di spaghetti, di subiotti, e te gatti là un piatto di merendine. Così è cosciuto. E poi, tu devi essere, sacco secco, guarda qua che sei il vero, qua che sei a plastica, qua che sei a carta. Guai se te sbagli, eh! Ma mi dico, un errore può capitare. Non sai che penso che ti arrivi a fine dell'anno, chi ti fai con un guaglio e ti porta dritto tutto quello che te hai sbagliato, eh? Chi sei che ha messo la carta nell'umido? Non lo so. Ma se siamo solamente io e te, io non sono stata. E allora, se Dio sei, perché te mi fai tutte queste domande? Chi sei che l'ha messo la plastica nell'umido? Mi sosta lì, ma prima che avevo bagnato, così avevo messo nell'umido e non nel secco. Guarda che, mi metà della spazzatura a conto il forno e metà a conto la vasca da bagno, così avevo diviso il secco dall'umido. Ma scusi Romeo, tutto questo, che cosa vuol dire? Che aveva sposato un meccanico di Vicenza, ma il suo sogno era un operatore ecologico. La metuta blu, pensavo di essere il principe azzurro, no, e voleva la giacca arancio dello spasino. Don Ambrogio, la sua buona parola deve entrare nella mia casa. Ah sì, e la mia macchina nella sua officina. Come sarebbe a dire? No, niente, è che fra le tante cose mi sono anche ricordato che devo portare la macchina per la revisione. Devo, Don Ambrogio, siamo mica qua a parlare da lavorare. Ma da so o anche da me? Ma solo se non lavorare, ma se è una missione. Dai e ridai, le sembra con
da chi che te frega? Ma che cosa dovrei fare io? Ah, tu saluto che te sappia a me. Sono io il prete, non mi sposavo. Mamma! No, no, niente, mamma, niente! Romeo, mi scusi solo un secondo, Sì, sei stata velocissima, brava, brava! L'assegno? Ah, sì, sì, sì. L'assegno è qui. Non l'ho perso. Né sono stata derubata, né sono stata rapita, né niente. I suoi soldi sono sani e salvi. Non sono soldi miei, Luisa. Sono i soldi per l'altare della Madonnina, che c'era prima di me e che ci sarà dopo di me. Quello che un parroco fa non è mai per se stesso, ma per i suoi parrocchiani, ricordatelo. Chi va, metta qui la cambiale e di fianco il suo bel assegno. Esci l'architetta di Dante invece. Quello che invece era mio era la lampadina, te l'hai comprata? Ecco qua la sua lampadina, 40 watt con attacco piccolo, giusta? Ta sei la mia consolazione, come farò senza di te quando troverai un lavoro? Don Ambrogio, sono mesi che lo cerco e l'unico lavoro che ho trovato è fargli un po' da segretario, però... E sei passata anche in oratorio? Sì, ma prima di andare in banca, come mi aveva detto lei. Ah, ho trovato la piera, che mi ha detto che deve passare da lei perché ha delle cose da dirle. La piera barista, se non è coscritta ciò. Dai che fa male ad uno della leva. Ah, scusi, guardi che anche sua moglie ho visto in piazza. E cosa che fa in giro a quest'ora? Chiede a me, che ne so io. Mi ha solo chiesto se il signor parroco era in casa perché ha bisogno di parlargli. Oh signore, se io arrivare qua, cosa che conto se è meccata qua? No, signor parroco, che mi sconda. Ma se le credi, se metti un matrimonio, tu me la nascondi. No, sono io, pronto via l'affrontata, o mi sconde o mi coppo, vada, mi butto sotto la finestra. E dai che se mi pianterei, al massimo arresta strambassa una gamba. Poi basta di chi stupida chi è, la vita è una roba seria, Mamma! Siete fatta la verità? Mamma, compagna su, Romeo nella mia stanza. Signor Romeo, questa è la lampadina da cambiare l'abat-jour. Rimanga a sopravvarla fino a quando la chiamo io, forza. E non faccia queste facce, l'unica cosa che mi è venuta in mente. Dai su, Ivan, dai su. Dai. Don Ambrose, è Sciur Romeo, è fa il meccanico, le mingole elettricista. Sì, ma adesso vedrei a sperimentare un sistema da monta sui tergi cristalli sui finestre. Un bagno sui pensi in roba. Va, mamma. Oh, porcecchetti dei sant'anni, guarda giova. E spine, ma... Va. Ma non è vaggio. Ma cosa è successo tra la signora Romeo e la signora Giulietta? Niente. Tra moglie e marito non mettere il dito. Specie se al dito manca un anello. Te la chi che la vende? Va, fa un piacere. Fala vieni dentro, va. Ah, cara la mia predica. Passata da che aspettacca un po'. Permesso, signor parroco, buongiorno. Si capisci da sì, ma credo. È successa una cosa troppo importante per non venire qui subito. Quando si hanno certe illuminazioni, bisogna comunicarle subito. Sì, certo, le illuminazioni. Anche a me stanno illuminando su di sopra la camera. Io oggi ho visto brillare là, nel profondo, nel buio, nel nero, nella sporcizia. Ma brillava un bagliore, l'ho vista, l'ho raggiunta, ed era lei! Ma, signora Giulietta, chi o che cosa era lei? La fede! Intende dire... L'anello che io ho messo al dito di quell'uomo che tutti chiamano mio marito nel giorno in cui io... Pura come una colomba, bianca come un cigno, raggiante come un uccello del paradiso.
sorriso, bella come una gallina, tortora. Ho dato la mia vita a lui, ah, se le nostre strade non si fossero mai incontrate sulla dura circonvallazione della vita. Aveva adesso un problema da tangenziale. Ma signora, non ho capito. Lei ha trovato la fede di suo marito, giusto? Suo marito l'aveva persa, giusto? No, mio marito l'aveva gettata via. L'anello stava là, in mezzo all'immondizia, gettato da quell'individuo. Prima del matrimonio mi diceva che... ma no, no, penso che si sia stancato di me, che non mi voglia più bene. Sì, prima del matrimonio mi diceva che era la sua dea, la dea dell'officina. Cambiare religione, no, due tasche e abbia perso la fede, ecco. E se avesse un'altra? E se fosse fedifrago, eh? E se fosse fotografo, eh? Ma se lui fa il meccanico, tutto lì, con di manita grass, le facce che scarica via l'anello, eh? Che prove ha contro di lui? Ma no, no, non c'è bisogno di prove, Il cuore di una donna lo sa, Ma se scopre che mi ha tradito, che... Guardi, io mi uccido, Mi metto giù dalla finestra. E dai che fai un bel montone. Oh, ma la smettete di scherzare con queste cose? La vita è una cosa molto seria. Gli viene da Dio e soltanto lui può riprendersela, Piuttosto, ne ha mai parlato con suo marito, il Romeo, di questa cosa? Ma che, lui torna a casa la sera dall'officina, è stanco, non dice una parola, né? Si siede a tavola e mangia tutto quello che ha nel piatto. Si figuri che dall'altra sera, per farlo reagire, gli ho messo nel piatto, al posto dei maccheroni, 5 tartine condite con il sugo. Oh, le ha mangiate tutte? Poi, come tutte le sere, trova una scusa per uscire di casa. Una sera deve portare fuori il sacco secco, un'altra sera deve portare fuori il muro, un'altra sera deve portare fuori il vetro. Oh, sciuccherà! Non si preoccupi, c'è di sicuro un motivo al comportamento di suo marito, Lei, ad esempio, non è troppo duro con lui? Ma mi sumuri sia come il papà! Non possono vedermi così, di carità che è impegnato, Ma non posso? Ma che scusa potrei inventare? Ecco la predica di domenica. No, guardi, proprio non posso. Senti, devo andare ad aprire. Non posso vedermi così, E la mia reputazione? Ma cosa ti sarà della mia reputazione? Ma non la reputa lei la mia reputazione? Se non lo vuole fare per me, lo faccio per San Giuseppe. Signora, San Giuseppe è un padre reputativo. Ma io devo andare ad aprire, c'è solo una soluzione, Mamma! Luisa! No, mamma, no, Luisa! Luisa, no, non sta piangendo, no, ha solo una forte congiuntivite che va curata con gli aerosol della fotocopiatrice. Mettila là a fare fotocopie del bulletin che da vedere che passa. Niente domande e al lavoro. Vai. Arrivo!
Giobbe, Giobbe, aiutami! Mamma! Grazie, non disturbarti! E vado io alla porta! Bravo, vatti, vatti! Che da passare anche alla gastrite e anche al nervus! Arrivo! Oh, ho detto che arrivo! Se tenevo la da suonava, la palla da Santa Cecilia! Ciao, Don Ambrogio! Lo dimmi che era un bacanate, eh! Se, se te che hai bisogno di qualcosa, venghi più tardi, che adesso te no, va bene, via. No, no, ma non stavo cercando lei, stavo cercando sua Rosina. Ma sua Rosina qui non c'è, via. Ah, ma allora l'aspetto. Le la sona e a me mi parla verso una. Oh, ti devo anche cercare la sua Rosina. Forse è lei, vada ad aprire. Scusa, non ho capito. Non ha sentito il campanello? Vuol farlo aspettare? Una bella risposta. Meno male che credi in Minga la reincarnazione, perché piuttosto fa una vita in sci. Arrivo! Ho detto che arrivo, un momento! Da tsunami e lui è chi bel piede, il suo lima e i suoi predi. Che bella vita che così mi ha sorpreso! E meno male che camminassi da tacchi, se no facevo più niente al tu. L'ho sentita, l'ho sentita la predica la domenica passata. Se ne minassi sci, assominca se ti senta quella da domenica che avevo. La messa è tanta e gli operai sono pochi. Ah, la messa è tanta, ma siamo lì 37 ore, il sabato festivo. Pregate il padre che mandi gli operai alla messa. O fa 35 anni a Borletti e arrivo alla messa, sempre. E adesso mica mandi in adoratori. Piera. Ma è possibile che tu ci vuoi che ti arriva la pensione? Ti deve fare chi meno di chi? Tu manda di là a Luisa prima per vedere se era a posto scosto, se ti ha bisogno, anche a mo. Mi niente, lei è l'unica che ha bisogno di per mandare in oratori. E se non ci fossi io, gente di dura cervicale, là ci sarebbe la valle dell'abbandono e della desolazione, con di veramente fascista e gelati che scade. E porti chi che è Dema Romeo? No, niente, un altro discorso. Ma ti Piera, dai Siva. Piera? Sì. Sa ta fè con di gelati che scade? No. Che tiri via la carta della confessione, tan, il figlio si accorge in noi a mangiare gli stessi. Ho finta di aver sentito no quel che ti mi dire, ma ti scongiuro di non farlo più. Sagacascian dentro al nas, quei dei nas, ma tocca fare la galera per colpa di tuoi gelati. Che cosa c'è di così tanto importante che non puoi dire alla Luisa, ma devi per forza dire a me? Oh, la Luisa, la Luisa Venatusa, sempre che la capista. Uè, questi chi, perché parla l'italiano, credono sempre che se ven quei caspi sedano invece. E per non andare in Europa, ma cascian ferro del terzo mondo a pesciadi. Se ven in Europa, al suo italiano è quinto come il mediale. Se lo ricordi la signorina Luisa, che il suo italiano è quinto come il dio da P. Quando avresti una liqueur. Piera, ta sei sfugata con te preti, ta sei sfugata con tra i giuri, ma adesso comincia la no, con ti sciuri al governo, la tua padrona da Caia, il tuo genere, ma di santa che hai bisogno, a goda fini fuori la predica da domenica. Oh, ben per i preti che fa lì. Però che per un gran sforzo, una mente particolare. Questa è una grande mente,
questa non è una testa, è una testata nucleare. Sarà serio il tenda Ronaldo da Vinci? Altro che la Mona Lisa! A seri la Mona Piera! È Mona Piera di Sale che te fa! E secondo un recente sondaggio... E fatto da chi? Da Nina Miacu! Siamo a posto! Secondo un recente sondaggio, il problema più grande dei bambini sa qual è? La nutrizione! Tralasciano i cibi sani del loro tavolo per abbuffarsi di pastrugli, ghiaccioli e gelati. E qui mi è venuto un lampo di gene. Un lampo di genio? Un lampo di gene, nel senso dell'idea c'era netta. Il fiore mangiò la minestra per mangiare i ghiaccioli e Mirko fa la granita appunto al passato di verdura. Ma prima. Insomma, che bella idea! Piera, Piera, ti tira fuori dai contenitori la menta e te metti dentro al passato di verdura. Esatto! E il tamarindo te ne lascia stare. Al posto del tamarindo come sta con il salì? No, ma chi è che ti aveva che mangia la granita ai gusti di minestrone con il salì? Ma qui sta l'idea, mi sul cantinino la sta scritta tamarindo e menta, loro non lo sanno, la terra di Sters, la fasciangio un bel fià, e oe, sa che piace, se che piace no, perlomeno che cosa è sostanza non cascia da gioco, bella da riso. Piera, ti sarei a parlare su seri o ti sarei a tu in giro? Serissima. Capisco le tue buone intenzioni, ma pianta da qualche esperimenti chi è? In del contenitur della granita alla menta, ti mette la granita alla menta, e in del contenitur della granita al tamarindo, ti mette la granita al tamarindo, va bene? Come dire? Oh! Dopo tu, le lui fa il comando. Oh! Calma scusa, le note capistrotte, ma le lui fa il comando. Mi, al faseli parifiè, che almeno variante c'è già un po' cose da buon. E vedi o se no, tu sciscioni come questa qui. Cioè, da mangiare. Ce l'ha con me, signora Piera? No, si è ridotto a parlare pulita. Che staga tenne. Perché mi questa chi la mi piace minga troppe. Quando lei al bar del Platorio ritirai da me, a pure risino che lo si paga scappando quei cossi. Si ricordi? Chi va al mulino si immulina. Piera, non ti permetto nemmeno di pensare a una cosa del genere, eh? Il capo le lui. Vabbè, passi dalla solida alla sua mamma e per voi. Sicuro che piace no l'idea della granienza di me? Se il due risi ripensate, se ricorda, che io lo giungo la punta da fianco, là del fuse, da fianco dei ghiaccioli. Arrivederci, Don Ambrogio, arrivederci. Cesino! Ehi, fammi un favore. Oh, fammi un favore. Stasera spargi la voce e avvisa di non mangiare la granita fino a nuovo ordine. E secondo favore, spiegami chiaramente come mai sei qui. Sono venuta a cercare suor Rosina. Ma se ti ho detto che non c'è? L'aspetto. Non avevo previsto il mio studio con l'aspetto di una sala d'aspetto. Oh, dico a te! Sto leggendo. No, momento. Forse lei qualcosa che è dall'aria, eh? Tra il pollo alla diossina, la mucca pasta e la granita di salmì, chi ma sa che marugna la popolazione? Ma se non puoi combatterli, alleati. Le la legge e mi scrivi. Andiamo in ascola predica, va? Allora, sì. Potresti andare a vedere chi è? Vorresti andare a vedere chi è? Sì, no. Come, scusa? Sì,
e no. Ma in che senso? Potresti andare a vedere chi è, sì. Vorresti andare a vedere chi è? No. Posso andare a vedere chi è? Ma non ne ho voglia. Non è mica casa mia. Signore, se questa è una prova, grazie. Perché solo la tua bontà potrà permettermi di superarla. Giope, Giope, aiutami! Signor parroco, buongiorno! Nonno, ho visto che siamo arrivati? Grande! Giusto, giusto in orario! Radio! Grande madre! Giusto in orario! Per che cosa? Ma come? Non gliel'ha detto la Giulia? La nostra Giulianetta! Etta! Suor Celestina, la Giulia mi ha detto solamente che vi aspettava qui! E noi siamo arrivati! Giusto, giusto in orario! Radio! Ma che radio è spesso? Giusto in tempo, per che cosa? Ma la Giulia non gliel'ha detto? Etto! No, ricominciando da capo, voglio sapere come mai siete qui tutti e tre in casa mia senza avermi avvertito! Sono innocente, lo giuro! No, ma don Ambrogio, possiamo spiegare? Care! È quello che sto aspettando, forza! E niente trucchi stavolta, se no... Avevi più di me sarasino! No, allora, siamo qui? Qui? Siamo venute qua? Qua? Siete qui, qua e quella perché? Abbiamo preparato i bambini per la festa! Festa! Gli abbiamo scritto la canzoncina! Cina, Giappurma, quale festa? Ma la festa della mamma, no? Mamma, no? Non lo dica, è una sorpresa! Presa? Presa per il naso, ma a chi non dovrei dire? Oh, che domande! Al parroco, no? Poco, no? E io? Io chi sarei? Ah, il parroco, no? Poco, no? Ah, mamma, vuoi vedere che abbiamo fatto una gaffe? Voglio vedere che hai fatto una gaffe? Giobbe, Giobbe, aiutami! Oh, vabbè, una svista può anche capitare. Ma già che siamo qui, la vuole sentire lo stesso la canzone? No, grazie, no! Vai, Giulia, tacca la musica! Ah, ecco cosa c'entrava lei, eh? Ma ti hanno fatto portare qualche cassetta? No, mi hanno detto di venire con il gruppo, il complesso! Cosa faccio, suora? Li chiamo? Sì, no, sì. No! Sì, Giulia, falli entrare! Entrare! Ho detto di no! Se lei che chiede fusà! Ma chi sa fusà? Allora! Ma devo entrare con il gruppo! Dove mi metto? Ma nana, mettesi lì in curitura, va! Che è la presa per l'amplificatore! Buongiorno, suore, buongiorno! Buongiorno. E fiolini, venticinini, in riva! Ma, quali bambini? Ma quelli devi cantare la canzone! Ma tu sapevi e non me l'hai detto? Tutto! Mi sono discosto! Perché se gli metti in una posa mia, Robin, che la cacchì! Aspettiti! Bambini! Eccoli! Sono arrivati! Arrivati! Speriamo che ci siano tutti! Tutti! Fiolini! Presto, buon abbraccio! Grazie a tutti!
osservato, si è aperto il bar. Ti muove. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.
a poi mi piace lavorare con la musica, eh? Mi piace proprio. E ti pensa che mi fiebre il mannato al Bernanca che tacchi la radio per fare te stelle. E allora mi sa un po', ti porti chi inca il coro dell'Antoniano. Nana, lascia di più cose pure dura, eh. Sì, sì. Tante. Qual è che ti viene da te? Ma non lo so, domani, dopodomani, martedì, insomma, non lo so di preciso. Ma sì, fa niente, se ti viene che dà un fastidio. Ah, una roba più, una roba in meno. Quanto ci va che la si gira nel pie? Una più, una meno. Se ti viene che più in te, ma... Ciao, Nana, ne. Ciao, bravo, bene. Ciao, Nana. Signora Cesina, qual è? Qua. Stiamo a girare qua, Ma il Don Ambrogio dove è andato? Ma se te vere che dici, Nana, mi sono due lentano Don Ambrogio. Il Don Ambrogio è come il vento, puoi dire quello che ha fatto, ma non quello che farà. In questo caso, quello che ha fatto. Che capì no? Pare che il coro dei bambini, siccome era una sorpresa, lui non abbia voluto ascoltarli, parli in italiano. E si la ci ha passato e andare in farmacia, tu puoi passare la sua gastrite. Che forza che venga la gastrite. Adesso c'è per nervus per niente. Ma io di là ho la signora Giulietta che continua a piangere e non ho più fotocopie da farle fare. Cosa che è un bel problema e mi gode su Rasciù Romeo mi sui da pisà aspetta pisà è smussata pa giù e io sui scifonte capì e il vermenigio più si ne paga che di snoltan ambres o fino alla sassù la piera usci per le un Romeo ma veda ti cuspedite ma chi è che la si ma quella del complesso, gente, come sono in bene, senti Nana, sono in bene, sì, bravi proprio. Sì, e momenti me rompi una gamba e tu le andate. A ca, le è andata a ca, la ci ha fatto i suoi spartiti e le è andata a ca, le è quasi mesdine. E non poteva caricare anche la batteria? Ma senta se le dritte che schi carica la batteria. Quella lì è un'artista, le mille una carica batteria. E per cargare batterie, che è per un sacco di tempo. Guarda il tuo telefonino, ha che una batteria grossa in circa con 3 ore per caricarla. E io adesso la batteria lì che vale grossa quanto te che è vero, ma non si fa più niente. Signor, in dove è commessa i pastilli parastomi. Pensa sempre alla stomica. Per un preferenza, a proposito. Se ridre fai me ste. Un momento, mamma, un momento. Don Ambrogio, io ho finito di far fare le fotocopie alla signora Giulietta, ma lei continua a piangere. Fatti i fuori e fatti pinsà. E se le minga se, fagli anche a me dentro nel bulletin del mescavento. Va bene. Senti, Don Ambrogio, vorrei... Aspetta un minuto, mamma, Signor, i suoi non andà? Sì, non andà. E i fiori? Anche loro. Però mi vorrei dire una roba. Che... Un momento, mamma, è un momento. Te cantavi, te si sentiva fino in piazza, ma adesso basta. Sì, cantavi. Ma no, ma non era quella. Mi vorrei dire un'altra roba. Sei tre a fare i mestieri. Mamma, fammi un piacere. Vadervi. Anzi, derva no. No. Va a rispondere e dica che su no. Trovo una scusa, ma fammi di dentro di su. Allora, vuoi dirvi, ma dirvi no. Vuoi rispondere? Di su. Di su. Anche se fu salato. Di su. Di su. Signor Parroco, che simpatica sua mamma. Buongiorno, posso? Grazie! Ho una vera sagoma! Ma lei mi ha detto.
letto che lei gli ha detto di dire che non c'era. Gli ha detto di dire che non c'è. Oh, ma nemmeno io ci sono, eh. E allora che vada più di là, che se gassino tutti e due si truino di sicuro. Ma capito che sagoma? Che sagoma? Bene, signor Anselmo, visto che non siamo qui tutti e due, vorrebbe dirmi per che cosa ha bisogno di me? Oh, ma io non ho bisogno di lei, signor parroco. Ah, meno male. Allora, se vuole scusarmi... È lei che ha bisogno di me. Su un pianta. Ma guardi, non le farò perdere tempo. Mi sbrigo in un attimo e poi è per il suo bene, mi creda. Ma poi non sono nemmeno qui, oh, una vera sagoma la sua mamma. Una simpatia. Ma senta, guardi, io avrei questa predica da terminare. Ma è un sacco. Ma io non lo so, è sempre un sacco di cose da fare. Ma il punto è questo, ci sono troppe cose da fare. Prenda mio figlio per esempio, martedì, giovedì, domenica mattina, calcio, allenamenti e partita. Lunedì, nuoto. Sì, molto importante lo sport. Mens sana in corpore sano. Sì. Mercoledì, inglese. Serve. La lingua serve. Sì. Venerdì, equitazione. Ma gli piacciono tanto i cavalli. Sì. E sabato, musica. Eleva lo spirito, capisce? No, dove vorrebbe arrivare? Mio figlio ha un sacco di attività, senza contare la scuola. Anche se, a dire la verità, i compiti, qualche volta glielo dico io di non farli, di copiarli dai compagni, di farli fare a sua madre, che diamine, avrà pur diritto a un po' di riposo, no? Ma pensi che un giorno stava arrivando tardi agli allenamenti perché doveva fare un tema. Ma si figuri, un tema. Ma non ti permettere più, gli ho detto. Se ti prendi un impegno, lo devi rispettare. I compiti li farei dopo, se avrai tempo, se non sarai stanco, che diavolo. Oppure non li farai. Ma la scuola non è un impegno che uno si prende? Ma la scuola? Ma la scuola è dell'obbligo! Ma gli allenamenti non voglio che li trascuri! Vabbè, contento lei, ma infine, che cosa posso fare per lei? Ma ancora non l'ha capito? Mi deve scusare, ma mi forse sono un po' gnocche. Ho bisogno che le cose mi vengano dette chiaramente. Se dovessi fidarmi solamente di quello che mi pare di capire... Vede? Lei si vede che da giovane non ha avuto tanti interessi, non ha fatto tanto sport. Allarga la mente, capisce? Può darsi. Insomma, per farla breve, mio figlio, con tutti gli impegni che ha, non può permettersi di perdere tempo per venire anche al catechismo. Cioè, non ritengo necessario e indispensabile che mio figlio perda le lezioni per venire al catechismo. Ma lei si rende conto che quest'anno suo figlio deve fare la comunione? E allora? Ma lei pretende che un bambino venga al catechismo due volte alla settimana e la domenica pomeriggio e la domenica mattina la messa? No. Ma non le sembra un po' esagerato? No. Ma senta, poi il catechismo due volte alla settimana? No, è veramente troppo. No, senta, facciamo così. Il catechismo glielo faccio io? Senta, vuol dire anche messa domenica? No, adesso non esageriamo, La messa può continuare a dirlo lei, senz'altro, mica posso fare tutto io, Al massimo, non ci mando mio figlio, se è stanco, si ha da fare, no? No. Ma scusi, ma in che senso? Oh, nel senso che non sono per niente convinto che il suo sia un modo giusto di ragionare. Ma come?
Senta, se vuole che suo figlio faccia la comunione, lo manda al catechismo. Se no, Carpaga come al ver, ecco come la penso io. Ha capito adesso? È l'ultima sua parola? No, è la penultima. L'ultima è arrivederla. Lo sapevo. Lo sapevo che non sarebbe servito a niente cercare di venire a ragionare con lei. Oh, ma non finisce qui, eh? Io conosco i suoi superiori. Parlerò con loro. Io ho conoscenze molto in alto. No, io ho sempre fatto la beneficenza alla sua parrocchia. Io ho sempre dato l'otto per mille. Lei non può trattarmi così. Ci vedremo presto. Arrivederci. Sì. Se l'anno prossimo vuol dare l'otto per mille alla società calcistica, faccia pure. Soldi, soldi, soldi. Ma è possibile che riusciate a pensare solamente ai soldi? Non di soli euro, dire l'uomo! Ma che cosa credete? Che il mondo sia fatto di soldi, cambiali e assegni? Eh? Lei! Lei doveva fare l'architetto! L'architetto, un numero! Chi? Che era cambiato? Ma la sei? La sei? Aiuto! Aiuto! Al ladro! Al ladro! Da se sempre la solita esagerata, chi te ma sei misù? Stavolta il garison, perché trasai il palotto, l'altro giorno dalla finestra, riuscisse suicidio di per lui. Sì, che sei più sicuro sotto la finestra che in piazza. Oh, ma sta stai fermo o no? Chi te sedrei a far venire nel bus? Mamma, mamma, sarà sulla porta e fare gli denti nessuno e fa anche andare fuori un po' di più, capito? Vai, nessuno. Don Ambrose, tanta che son chi, pure hai dito una roba. Mamma, mamma, di sentinella sulla porta, vai. E ti piena basta, metta sta casa a Giuseppe e me la sno. Lì, avresti tu pagagliato un segugio, se lo ricordi. Ma Pia, ti vuol dire che ti sento a puntellare? Preciso, come quando senti quando almeno un quanto tira fuori scarda il tempo. L'estate che la scimmietta là, la Luisa, e adesso volai la tutela. Oh, ti fai fuori di su. Giusto, il garisone, la torturi e la fuoco confessare. Oh, ma mucchela! Appena investato in quel che passa in questa stanza, e anche a te! Impossibile! Erano tanti da me! E milioni! Più di tre? Più del doppio! Oh, se ne avevo presi io quei soldi, adesso se reggiamo in spiaggia Rimini, puntano un altro di Capio! Ma non era! Ma il bon? Oh! 2,50 euro, cartolina più francobollo. Saluti e baci, rifatti una vita che io me la sono rifatta. E se avanzi in quei cos, mi rifol nas e anche in quei cos'altro. Ma che era? No! Oh! Ma la cartolina grande a colore, al mio marchetto in più scontento. No. Abbiamo scoperta, furtiva, che furtava la furtiva. Ma signora Piega, cosa fa? Ma signor parroco, cosa è successo? Luisa, Luisa, sì. L'assegno che ti ho mandato a prendere in banca è sparito. Come? Ma lei è una sé? Ma sciurchiurava che se spiega, mi si ridere cercando una valisetta. Un assegno può essere nascosto dappertutto. Spagna! Ma Piera, vuoi fare nascondere qui? E se può, più di minga portare da spogliatoio tante e forma, Spagna! Aiuto! Per amore, mi succhi le sentinelle sulla porta, ma non mi dico una roba. Mamma, di sentinella, vai, vai, vai! E ti Piera basta, Di Luisa mi fido come di me stesso. Stai anche lui? Si spogli! Piera, se mi minassi in sci, a domandi vigi e ti faccio spogliare a te! Ma guarda che roba!
sapevi che avevo mal latte? Punta di Caprio. Allora metta su Punta di Caprio. Oh, signore. Ma non avrò, ma è sicuro che glielo abbiano rubato? Luisa, lo hai preso in banca, lo hai portato qui. La cambiale c'è, l'assegno non c'è più. Essendo che gli asceni da parlur va minga via, Mamma, fammi di dentar nessun! Nessun! Avanti, Gianina! Ma mamma! Non ti avevo detto di non far entrare nessuno! Sì, ma le nonni su. Sì. Sì, hanno mandato a tutti i gul per fatti che ho scontato. Ma guarda gente, vedi scosso per lui e lui qua che sono. A proposito, mi vorrei dire una roba. Fuera! Fuera! Sempre vicino! Fuera! Al matrata sempre vicino! Più scosso per lui e lui! Voi, silenzio, ho bisogno di calma, concentrazione e tranquillità. Ti sei nascosto perché sei fedifrago. Avevi fatto il pavimento galante.
veramente vero? Sì, in cade il cura. Ma bravo, bravo, hai trovato proprio un posto insospettabile. Non ti bastava né incontrare vicino il bidone della spazzatura? Ma chi? Lo so io chi. Senti, ora dimmi, anche a me al manco sapevo tutto. Ah, vedi dunque, ma io le prove, ho le prove che tu non mi hai dito. Dove? Dov'è la tua vera? Vigliacco, non hai nemmeno il coraggio delle tue azioni. Ma non finisce qui, Non finisce qui, Lo hai voluto tu, coniglio. E mi dice con io a me e dopo è a correre via come una legura. Ma sei con io? L'unica cosa è fermare l'architetto e poi avvisare la polizia. Dovrò avvisare anche la curia. Che cosa mi dirà il vescovo? Cosa mi dirà la curia? In curia! Ecco che cosa mi diranno! Che la mia è stata in curia! Dovrò andare anche in arcivescovado, sì, ci vado in arcivescovado, ma poi, come ci arcivesco torno? Come potrai essere fedele nel molto, se non sei stato fedele nel poco? Beh, poco, mica tanto poco, Ma allora, chi può essere stato? Chi? Ambrogio, di stupo, sa per quella confessione che si parlava prima. Signora Giannina, mi scusi solo un attimo, Vada di là, una telefonata importante. Importante anche la mia, Vado, aspetto qui fuori, qui fuori. Vada! Aspetto, Non ha preso. Non ha preso. Ritornando a prima, mi vorrei dire... Mamma, dove no che sono al telefono? Occupato. Occupato, Oltre al danno la beffa. Ma allora chi può essere stato? Chi? Aiutami, San Giuseppe. Dimmi chi è? Chi è? Comincio pure del Mario Sacrista. San Giuseppe, se è uno scherzo dimmelo subito. E ti? Sarei che te fa? Guarda che su un tribunale cominga tenda per. Mi veri no fa perder te, che la sicuri. Ma quando hai in mano qualcosa che la scotta, al gabba tira fuori e ti scosta. Ma la Giannina, la che di niente? No. Giannina! Giannina! Vieni avanti e basta con la vergogna che ormai è tardi. Conti il tuo scosso. Tutto lui deve sapere, tutto lui può decidere per quello che sarà. Avanti! E va bene, va bene. Don Ambrogio, la sua mamma, la mamma andà a te sciburre per fare che ti dica io. E mi son passata di chi per i suoi studi, perché di là c'era la cera. E lui lì, lì proprio lì sulla scrivania. E pareva che mi guardava e che mi diceva, prendimi. E mi allora lo tira su e lo mise nella borsa e sono andata via. Ma come? Lei Giannina? Ma non ci posso credere. E meno male che prima di andare all'ortolano le venne in gesa da me e là in sacrestia la va puntato scosso. Ma e mi lo consigliate di buttarli in dre
e che se ne avvignò anche a me per spiegare tu scosto, perché in fondo la colpa è anche mia. Colpa tua? Ma ti sa te che c'entra? Dica il Tigiania. E via, io l'ho preso anche per lui, per farlo vedere a lui. Sì. Ma adesso vedi Andrea, su, dai, dai, stanno. Dai, dai. È un pezzo, è travino. Perché? Non si vede? Io non si vede. Era chi, Dammi, va. Ma che schifo! Nella vispara con il corso dei fidanzati! Ma guarda che mi viene la nostra età! Al Benindre, lei ha sbagliato. Sì, sono pentita! Va bene. Allora, cos'è che vuoi sposare la Giannina allora? Sì. Mi vuoi sposare la Giannina? Vuoi sposare la Giannina? Scusa! Bravi! Ecco, viste che lì c'è una canna. Va bene, 156! Ritengo che ci abbiate pensato bene. Bravi! Ma visto che avete aspettato fino adesso, fai un piacere. Aspettate fino a lunedì, va, dai, via! Ma poi, a vegliano a portarvi? Ma sa come è? Quando tu sei deciso, Pensi che no, va, dai! E se è troppo tardi, le anziano il Mario! Franco, la signora Giulietta è sparita! Non era la prima sostanza! Sono spariti? Non sarà mica che quei due lì! Propi! Ma mia miseria, che vi hanno proprio fidato che di lì, Lui le leggo scritte e questo potrebbe anche bastare, ma lei non mi è mai piaciuta ed è stato larga per saltellare l'officina. Ferme, va, vendicatore mascherato, e di Luisa, fammi un piacere, vadervi sta porta, va. Don Ambrogio, col suo permesso, noi vorremmo ritirarci, ci sentite, lascia già scivola la sua mamma. Don Ambrogio, che la sa mi ingaggiare, hanno una faccia sospetta. Giannina, sì. Che la lascia scivola la mia mamma, anzi che gli porta pur via, tanto per mangiare fini puoi anche mangiare senza, e se servisse a far piangere che ne ho da bisogno. Va bene, arrivederci allora. Andiamo, Vuoi sposare la Giannina? Vuoi sposare la Giannina? Mi scusa, va bene. È troppo tardi, Va. No, un momento, fatemi capire, vuol dire che l'ha preso lei? Sì, lei, cioè io sì. Oh, santo cielo, e perché? Per metterla sicuro, no? Ma dico, ma lei prende una cosa che non è sua per metterla sicuro? Va bene, non parliamone più.
L'importante è sapere che fine abbia fatto. Dove è adesso? E questo è il punto. Punto! Punto e virgola. Oh, il duodeno! L'ha perso! Perso? Ma come? Dove? Non sappiamo né dove né come. Volatilizzato. Sarà da lietare qualcun altro. Sarà a far felice qualche altra anima buona. Dio dà, Dio prende. Prende! E con Ambrogio prende qualcuno per il collo. Sono, siccome non è ancora pronto da mangiare, allora sono venuta a prendere la batteria. Giulia, Giulianetta! Zitto! Oh, Suor Celestina! Ti ricordi che era qui sulla scrivania, E che Suor Celestina l'ha preso per metterla al sicuro, E poi non c'è stato più! Lo so. E come lo sai? Lo so perché uscendo l'ho visto che è caduto per terra, l'ho raccolto io e me lo sono messo in tasca. Signor, te ringrazie! Adesso dov'è? Dammi, no! Ma sarei carrocchi? Lo spartito che avevamo perso! Penso! Lo spartito! Dino! La musica della canzoncina! Cino Giappun! E mi credevi che, ma va! Andiamo, Suor Celestina! Andiamo a dire una novena a Sant'Antonio che ci ha fatto ritrovare lo spartito! Dito! Arrivederci, Santa Gloria, che Dio li benedica! Ambrogio muore, tranquillo, che dalla vaschetta, dalla granita, come sei la granita, a me paradesse, Va bene, mi ritiri, arrivederci, Don Ambrogio, arrivederci. Ciao. Ciao, Cesira, che ti aiuti, ciao, ciao, ciao. Don Ambrogio, mi vorrei dire una roba. Se, mamma, fammi piacere, va a dirmi sta porta. Vatemi sta porta! Dermi sta vettana! Sì! Ma se questi benedetti soldi erano qui! Ma se erano qui! Adesso dove sono? Dove sono? Dove sono? Signor parroco, li ho trovati! E dove erano? Vicino alla fotocopiatrice! E che cosa ci facevano vicino alla fotocopiatrice? Ecco, è un po' imbarazzante! Si baciavano! Sì, che cosa? Sì, la signora Giulietta e il signor Romeo si stavano baciando vicino alla fotocopiatrice. Altro falso allarme! Signor parroco, ci abbiamo ritrovato! Ho paura a chiederlo, ma che cosa? L'amore! Guarda, e anche la Neo, bastava parlare, spiegarsi. Vero, Micina? Sì, c'è. Ecco, ma che bello! Ma sa che con Ducati in Cina c'è un più da razzo. E adesso, per favore, andiva. Mi dica, tanto vedo che è impossibile fermarmi. Quando sono andato via da casa sua, dal suo studio, non me ne sono andato a mani vuote. No? No. E io? Spero che abbia portato via almeno una buona parola, Peggio, molto peggio. Grazie. Ma è stato più forte di me? L'ho visto lì e non ho saputo resistere. Ma vuol dire che l'ha preso lei? Io sì, io, ma l'ho fatto per mio figlio, soltanto per lui. Ma che cosa intende dire? Che quando sono andato via dal suo studio,
Ho visto lì sulla scrivania il questionario di ammissione alla prima comunione e non ho saputo resistere, ma mi sono pentito e gliel'ho riportato perché non voglio che mio figlio ottenga qualcosa così, con il furto, con la sottrazione. No, se vuole qualcosa lo deve avere come me, come suo padre, pagando. Questo è il questionario. Arrivederci. È giunta mezzanotte, gli amici se ne vanno. E ti, Luisa, te veno a mangiare? Te mangi all'orario di sciuri? No, don Ambrogio, adesso vado. Ma anch'io ho qualcosa da confessare. L'ho visto lì sulla scrivania e l'ho preso. Un'altra? Tu? Ma se hai avuto tutto il tempo che volevi per prenderlo e poi lo hai preso dalla mia scrivania? Ha ragione, però ho voluto pensarci bene. Ho telefonato e mi hanno detto di sì. Come, scusa? Ma sì, quella richiesta di personale che aveva sulla sua scrivania, si ricorda? Ho telefonato, cercavano una segretaria e mi hanno assunta. Sono proprio contento per te. A me mi dispiace anche aperto una segretaria in gamba, Ma adesso, va che a mangiare, va che a ben frecce. Grazie, grazie di tutto, don Ambrogio. Arrivederci. Ciao, ciao Luisa, va. E sono rimasto solo e senza un euro, oltre al fatto che la predica l'ha accamolì. L'Anselmo ha ritrovato almeno parte della sua onestà, il Romeo ha ritrovato la fede e la Giulietta l'amore. La Piera la ritrova un po' da giudizi, e l'oratorio una gradina buona. La Giannina ha trovato un marito e il mare una moglie, e il suora e la Giulia hanno ritrovato lo spartito e la Luisa la trova un posto a lavorare e io ho solo perso, ho perso tempo, ho perso la pazienza e ho perso l'assegno. Perso o rubato? Ma io mi fido dei miei parrocchiani, anche se un po' particolare. Ma allora che cosa può essere successo? Dove può essere finito? Chi lo ha preso? Se è stato qualcuno, chi è? Chi è? Chi è? E come posso avere? Adesso puoi vedere, no? Puoi vedere. Ah, va. Reverendo sacerdote, buongiorno. Gli ho fatto improvvisata, è contento? È come una Pasqua, buongiorno architetto, ma l'aspettavo questa sera e... Lo so, ma sa, passavo. Lei passava e a me non mi passa più. No, ecco, dicevo che è una fortuna che lei sia passata con qualche giorno di anticipo, ecco. Sa, lei mi ha detto che i soldi erano pronti. Volevo toglierle il pensiero. Sa com'è? Con tutti quei soldi in casa potrebbe perderli, ma magari potrebbero anche rubarglieli. Sa com'è? So com'è, ma non so com'è stato. Dunque, qui c'è la cambiale. Se mi volesse mettere una firmetta, grazie. Certo. Ma mi fa vedere anche l'assegno prima. No, per mancanza di fiducia, eh? È che come sa, sono sempre molto precisa. Giusto. Una tipa precisa. Dunque, l'assegno. L'assegno. Dovrebbe essere perso. Alto Fidic, le pronte! L'ho già mangiato, Fidic! Dunque, lei voleva... Ah sì, l'assegno! Che strano! Era qui, l'ho messo in questo cassetto, era in questo cassetto e adesso non c'è più. Dov'è? Chissà come mai, io non lo so.
Per forza che gli più. Il casè, le quell'alte. La fospelli, quell'alte. Meno male, noi tutte le sere ci siamo divertiti moltissimo anche a fare le prove. Ora passiamo ai ringraziamenti, in primis a Gorà e il parroco Don Luigi, quello vero. Alle luci Fabio. La nostra costumista Pina, che non so se c'è. Questi bellissimi quadri li ha fatti il pittore Matteo Macchione di Magenta. La scenografia l'ha allestita Roberto Scurati con il suo staff. Ringraziamo anche il negozio di fiori Eden, questo di via Fagnani, vicino alla chiesa. Ed ora passiamo a presentare gli attori, Mario e Giannina, nonché architetto, Donato Veltro e Donatella Cibolla.
Suor Rosina e Suor Celestina, Francesca Logrippo e Giovanna Zanzariello. Giulia Pinuccia Crivellaro. Anselmo Daniela Pirovano. Luisa Annita Crivellaro. Giulietta e Romeo, Adriana Lovati e Claudio Redolfi. Piera Angela Merlo. Cesira Andrea Portaluppi. Gabriele Ottaiano. Fuori programma. La stima e l'affetto che abbiamo per lei, la nostra regista Maria Grazia. Grazie, grazie. Il nostro angelo, che è la nostra presentatrice Marilena. Salute voi pubblico che ci sostenete da tanti anni, ci seguite, e è una cosa bellissima sapere che ci aspettate ogni anno e vi aspetto io l'anno prossimo. Abbiamo già il cantiere. Don Luigi vuole salire a dire due parole? Due ore esilaranti, davvero una serata che davvero mi ha ricaricato dopo tanti impegni anche pastorali e poi la giornata di domani delle prime comunioni. Comunque, cosa devo dire? Siete proprio bravi. Meno male che Don Luigi non ha tutto il lavoro della... Però la vita parrocchiale è così, no? Tra il telefono e gli squilli del campanello e i vari problemi, no? Della vita pastorale, della comunità. Guardate che oggi i preti non sono a questo livello, però hanno il loro ben da fare. Che diceva la signora, ma cosa avete voi preti da fare, no? Abbiamo tante cose da fare. Devo dire che se si vuole riscuotere ancora, no, successo e risultato, bisogna andare a finire ancora alle macchiette dei preti, eh? Perché i preti, vuoi o non vuoi, ecco, sono quelli che coinvolgono e che comunque davvero danno delle impronte, delle caratteristiche che lasciano il segno. No, penso, perché mi è capitato l'altra sera di accendere la televisione e di vedere Don Camillo. Non si può, quando si accende e si vede Don Camillo, non seguirlo un pochettino.
anche se le storie le conosciamo. Io vi ringrazio davvero del vostro lavoro, della vostra compagnia, di questo appuntamento annuale che è frutto di tanto impegno e di tanto sacrificio. Vedo che ci sono proprio anche delle figure, no? Io oserei dire professionali oramai, perché vivono il personaggio e si lasciano veramente coinvolgere. Ecco, io penso che la partecipazione dei parrocchiani e anche il battimano è prolungato, ecco, sia il meritato riscontro del lavoro che avete fatto. E grazie ancora. L'anno prossimo ci danno appuntamento. Colgo l'occasione anche di fare gli auguri anch'io a tutte le mamme presenti. Guardate che davvero il vostro ruolo, la vostra presenza ha del miracoloso oggi con tutto quello che c'è da fare. Io ho seguito stasera il preambolo che ha introdotto il telegiornale. È proprio vero, oggi le mamme hanno del miracolistico per tutto quello che devono fare, no? Ecco, mettendo a posto le cose e la famiglia, un ruolo è davvero insostituibile. E io credo che il miglior ringraziamento sia questa riconoscenza che bisogna fare pubblicamente a tutte le mamme qui presenti e le mamme davvero che sono nel mondo. Grazie ancora. Voglio ringraziare quei discoli dei bambini che avete visto prima, con tutto il cuore, ci hanno allietato. Con un'ultima canzone finiamo con loro. Cantiamo tutti insieme. Thank you.
Volevo dire solo una cosa, le parole di Mamma Mia non erano in originale, le ha scritte Tiziano.